Ciao, sono Roberta, frequento scienze biologiche presso l'Università di Roma Tor Vergata. Ho deciso di fare questa esperienza perché da sempre mi affascina il mare e in futuro vorrei continuare gli studi appunto che abbiano come focus il mare. È stata un'esperienza bellissima sia perché entri a contatto con l'animale, capisci come interagire e poi perché vedi le persone del posto e lavorare in team, quindi è un'esperienza che mi rimarrà nel cuore. Setti, sono uno studente di un master in risorse biologiche marine e la mia esperienza qui è stata incredibile, l'esperienza di vederli da vicino e poter aiutare anche nella ricerca, soprattutto per chi mi interessa nel campo, è stato qualcosa davvero di emozionante e spero di poter anche portare consapevolezza sull'argomento a più persone possibili. Ciao, sono Mara, vengo da Milano e sono una studentessa del corso di Marine Science all'Università di Milano Bicocca. Ho scelto di intraprendere questa spedizione per avere più esperienza nel campo e per poter anche vedere dal vivo lo squalo balena. E devo dire che ha superato le mie aspettative dopo aver visto documentari, foto, vederlo dal vivo. È tutt'altra esperienza e questo mi ha permesso anche di espandere non solo le mie conoscenze ma anche le mie esperienze di vita anche in campo della biologia marina. Sono Alessandro, sono sia uno studente di scienze naturali che un appassionato di squali e di vita marina in generale. Penso che l'emozione che ho provato durante questa esperienza sia stata quella di riscoprire che dietro gli schermi dei nostri tablet, dei nostri smartphone, in cui ci siamo abituati a osservare il mondo, abbiamo perso la capacità di ricordare che queste creature esistono davvero. E una volta trovate davanti a noi, sono lì, sono vive, sono grandissime, e sono qui da molto prima di noi. È un privilegio anche semplicemente poter nuotare nelle stesse acque di queste creature. Ciao a tutti, mi chiamo Milena Innocente e lavoro in un'azienda chimica al controllo qualità e la mia esperienza qui in Madagascar è positiva, innanzitutto perché è un'esperienza unica avere un contatto diretto con degli animali così rari e comunque in Europa non si trovano. E secondo perché si vede realmente come il rapporto tra la comunità malgascia e l'ecosistema marino e anche la vita locale e quindi è un'esperienza completa nonostante sia vissuta solo in 8-9 giorni, quindi sicuramente un commento positivo e un ricordo più che positivo che mi porterò dietro per tutta la vita. Ciao a tutti, io sono Chiara Ruello e sono una laureata in biologia marina presso l'Università di Genova. Penso di aver intrapreso questo percorso di studi per poter in qualche modo, se possibile a modo mio, salvaguardare e aiutare questo pianeta. Però ho pensato che per poterlo salvaguardare bisognasse anche viverlo dal vivo proprio e quindi ho pensato di poter partecipare a questa spedizione che è stata per me un'esperienza fantastica sia dal punto di vista umano che professionale perché mi ha insegnato tantissime cose, soprattutto dopo gli ultimi 2 anni di Covid. Io personalmente ho studiato davanti a un computer, quindi mettere in pratica è veramente importante e il CSS me ne ha dato l'opportunità, quindi ringrazio molto e nuotare con questi giganti buoni del mare è stato fantastico. Grazie. Ciao, mi chiamo Anna Costanzini e sono laureata in scienze naturali. Nella vita mi occupo di educazione ambientale con le scuole solitamente e sono qui con il Centro Studio Squali, ho questa esperienza scientifica presso le scuole balena in Madagascar. Mi è piaciuta davvero tanto, in quanto ringrazio molto Primo e Francesca di avermi dato l'opportunità. È stata un'esperienza veramente molto molto bella e anche istruttiva per me, quindi ringrazio sia uno che l'altro e mi è piaciuto davvero tanto come cosa, grazie mille.